applauso anche a Molise, la prima maschera molisana. Tu fare il diavolo. Il diavolo ha un'energia irrefrenabile, praticamente inarrestabile. Saltella, fa capriole, si voltola sul terreno. Ed è coperto di pelli caprine, come sapete, ha una maschera facciale rossa, bianca e nera. Sulla testa ha delle corna posticce ottenute dalle orecchie della capra ammazzata per ottenerne le pelli. In più, ecco qua, lo vedete forse meglio, ci sono i due folletti monaci, anzi sono tre che sono giù, e loro sono i Pulcinella Morte, hanno il falcione che è l'attributo, come sapete, della morte, appunto. Queste sono le grosse falci per la fienagione. Hanno questi vestiti bianchi, vedete, anche qui c'è l'opposizione fra la maschera nera e le maschere bianche, quelle scure. E c'è un piccolissimo diavolo. Che bello! Ciao, come ti chiami? Giulio, quanti anni hai? Aspetta che non tutti vedono, aspetta. C'è la lingua davanti. Quanti anni hai? Facci vedere con la mano. 3 anni. Sei un piccolo diavolo. Diavolo più giovane di tu fa. Ciao, vuoi dire ciao a tutti? No, io sto con loro, non sto. Allora, Tufara sicuramente con Giulio ha un futuro, il diavolo. Il diavolo di Tufara, un altro grande applauso. Un altro applauso. Grazie, grazie. Complimenti anche per le doti atletiche del diavolo che fa delle capriole, veramente. Accomodatevi qui sempre sul palco, restate con noi. Mauro, andiamo avanti, ci spostiamo un po' più qui, altrimenti c'è da passare il microfono al... Ok, ci mettiamo un po' più qua. Che arrivano? Allora, arriva, è un ritorno per loro qui. È un ritorno, sì. Il ritorno dalla Slovenia dei Curenti. Accogliamoli qui in piazza con un applauso. Si sentono già in lontananza che arrivano i Curenti e che ci raggiungono anche sul palco. Prego! Eccoli qua. Allora, i Curenti vengono da lui. Come si fa anche in grande festival, eh? Allora, è assordante il suono dei loro campanacci. Curenti è probabilmente la maschera più quotata attualmente in Europa per diverse ragioni. Oltretutto le sfilate dei Curenti sono diventate patrimonio culturale dell'umanità, sono così state riconosciute dall'UNESCO, quindi una maschera importante dal punto di vista storico-culturale. Hanno, vedete, delle pellicce abbondanti, hanno un copricapo multicolori, sono sempre i colori della primavera, quindi diciamo che il vestito, la parte bassa del costume è l'inverno, quella alta è la primavera. In cima al copricapo ci sono delle penne, delle pupe di uccello, e anche sul lato del copricapo, sui lati del copricapo. Hanno di solito 5 campanacci alla cintola, hanno un bastone e un fazzoletto o più fazzoletti. I fazzoletti sono simboli d'amore, vengono donati ai Curenti, a ciascun Curente, dalle proprie donne, dalle proprie amate. Spesso loro giocano con il pubblico, soprattutto con le fanciulle, le ragazze. Possiamo invitare anche il TG2, no? La RAI, il regionale, ha fatto un servizio proprio ieri. Gli organi di informazione regionale ci sono stati,
vicino, molto vicino, che mi hanno aiutato. È importante, del giornalismo. Importante l'opera degli organi di informazione, ma è importante soprattutto la partecipazione popolare. Sta per arrivare in un altro punto. Grazie anche a Furelli. Arrivati con la Italia della Slovenia e diamo il benvenuto all'orso e alla volpe principessa di Savonara. Andiamo quindi in Sicilia. Prego, potete guadagnare la piazza, l'orso e la volpe principessa di Savonara. In testa vediamo il gonfalone della volpe. Inverno o meglio l'anno